Allora, cerco di fare un po' la base di questa CC Cream della Rachel Kay. Metto prima un po' di correttore, di corrector di Giorgio Armani e vediamo. Questa è una prova, vediamo se riesco a... Guardo di qua perché ho... Dopodiché prendo la Rachel K. Natural. Si deve spalmare come una crema e come vedete aggiungo del corrector, questo è di, dovrebbe essere di MAC, boh, vabbè, insomma, no, del concealer, vediamo un po' se riesco a fare un lavoro qua, che è la parte più rognosa. Mi sembra che un po' abbia attenuato. Dopo vi metterò nell'info box che cos'è questo. Non leggo. Sì, non lo dico adesso. Ah, sì, è MAC. Uso il Paint Pot Painterly per... Perché io qui sono proprio Bordeaux. Quindi qualsiasi colore andassi a mettere sarebbe sfalsato. Non vi dico che giorno è questo perché... Setting powder, una cosa che è una mineral powder che avevo, oggi provo un'altra cosa, una mineral powder di Revlon Color Stay, che non so perché ce l'abbia qua. Voglio vedere insieme a voi com'è l'effetto di questa mineral powder. Sì, forse questo non è... Questo è il pennello Real Technique, il mio sogno avere, forse questo non è il pennello più giusto, dovrei andare a prendere il pennello più giusto. Però per dare un po' di colore che insomma c'è, però adesso faccio una cosa, prendo quell'altra cosa che c'ho di Dolce Gabbana. Sì, dovrei mettermele tutte qui. Questa cosa di Dolce Gabbana lo metto con questo pennello qua, proviamo. Insomma.
selva, che io c'ho, sono abbastanza incavata già di mio qua, ma ovviamente poi mettendo questa CC cream non è tanto il discorso di fare contouring, sì, che insomma va sempre bene, quanto il fatto di scurire un po'. Di benefit questo, sempre per il discorso delle mie, faccio un po' così qua per illuminare e allontanare l'attenzione delle mie borse, il mio contorno occhi, invece bisogna illuminare e illuminiamo. Vabbè. Eyes to Kill di Giorgio Armani. Ma comunque mi piacciono The Real, mi piace I Love Extreme. Ecco, allora, queste sono le mie ciglia. Sentite il sottofondo. Chanel, come si chiama? Pomegranate. Ma faccio una cosa con un pennello di Sephora che sarebbe da sfumare, e faccio questa cosa così qua, giusto per creare un po' di profondità. L'avrei dovuto fare prima del mascara. Ma insomma, mettendo il painter lì sotto si crea un po' questo pizzico di ombra a luce. E poi è chiaro che non è questo il pennello per stendere, però ognuno ha i suoi trick. Ecco. Poi, ai pazzi, alle pazze delle matite, che sono queste matite qui. Allora, una è verde, una è nera, una è marrone, ma ce l'ho anche grigia, e sono pazzesche. Adesso io vi faccio vedere la verde, come scrive. Non si mette in un occhio verde, la matita verde, però a me piace. Cioè, vi dico, queste matite sono di, sì, vabbè, ci sono tutte le cose, sono le Crow Luscious, Crow Luscious Lash Liner di oddio mamma mia di Revlon, sono bestiali, cioè io non boh, cioè è una cosa che Ornitorella cercava. Allora, la nera, cioè dimmi tu Ornella, ma le conosci queste? Cioè, una cosa bestiale. Provo a metterlo qua. Ed ecco, fa un effetto. Metterlo anche sotto è troppo. Questo è... E poi prendo un po' le sopracciglia, non faccio nulla, ma...
le ho accorciate l'altro giorno perché sono un po' come i baffi del... vabbè, poi ho sbagliato un po' a farle il latte, quindi prendo questo di... e mi deve durare un po'. Oh, quanti peli! Com'è tutti sti peli? Ah, signore, qui ero rossa. Perché ero rossa? Oh, oh signore, da dove è venuto fuori questo rosso? Mi sono preparata come sono gialli questi denti. Se io vi faccio vedere in bagno, se vi facessi vedere la mia routine dello spazzolamento dei denti, dunque vedete le cose allucinanti, perché uso 4 spazzolini diversi, 3 diciamo. E niente, la mia ossessione, tra l'altro nella mia famiglia ci sono diversi dentisti, quindi potrei anche pensare, visto quello che costano i dentisti, costa andare a dentisti, potrei utilizzare alcuni della mia famiglia, ma poi sì, con i vizi che ho, guardate le mie sopracciglia, questo è scappato al taglio, ma non ho una forbice qui. Niente, mi sono preparata con voi, veloce, ma solo per farvi vedere l'uso della CC Cream. CC Cream che è color sta per color, poi c'ha tanti estratti, andate a vedere il link perché è molto principi attivi, è molto interessante. Dio mio, ma che cos'è che mi ha fatto tingere? Vabbè, insomma è tutto questo. Allora, ciao ragazze, il mio primo mi preparo con voi, chissà se lo metterò in onda. Ciao. Poiché non scherzavo sugli spazzolini, vi faccio vedere. Allora, uso questo che è piccolo, molto piccolo, per andare in verticale. Lo devo ricomprare perché è consumato. Poi sempre questo che è giapponese, sempre piccolo. Poi vado anche questo che è giapponese e riesce ad andare nelle intercapedini, cioè fra i vari denti. Oltre dentro floss o gli spazzolini. Con questo risciacquo tutti i denti, risciacquo totale, e questo è per la lingua. E questo è il mio dentifricio, sempre giapponese. Insomma, ho detto male, sono 5.